riempiamo le tasche! Da Oro Cash cambia il tuo oro e argento in contanti! La serietà e la trasparenza di un network con oltre 400 negozi e più di 3 milioni di clienti soddisfatti! Oro Cash dà valore ai tuoi valori! All that glitter and all that gold won't buy you happy. Buonasera, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di 155 Tutto lo sport della provincia di Cosenza. Vi ricordo che potete seguirci anche in diretta streaming su rticalabria.tv. La nostra consueta panoramica su quello che è stato il fine settimana per le squadre della provincia di Cosenza e quelli che saranno gli appuntamenti del prossimo fine settimana. In Serie 2 maschile di volley, la Caffè Aiello Corigliano ha cominciato proprio ieri i playoff, come praticamente aveva concluso la regular season, con un'altra sconfitta, questa volta in gara 1 in casa di Potenza Picena. In B1 maschile invece la De Seta Casa con Advena Cosenza, battuta nel big match di Alessano. Domenica c'è un'altra grande sfida al Pala Ferraro, un altro scontro diretto in prospettiva playoff con Pulsano, ma anche qui poi parleremo di altro perché si vocifera, si parla, ormai l'avevamo già anticipato la scorsa settimana nel corso della nostra trasmissione, di una rivoluzione un po' nei campionati di volley. Uno sguardo come sempre ai campionati regionali di C maschile e di Serie D, sia femminile appunto che maschile. Poi nel basket DNC, la Nertos Città di Cosenza sbanca Marsala nella quarta giornata della fase ad orologio e sabato anticipa in casa con la Green Palermo. Mentre in Serie D la Bim Bum Basket rende, porta i giovani della scuola basket Viola a gara 3 che si giocherà sabato sera. Poi la parentesi è dedicata al calcio, come sempre il Cosenza che domenica dopo la vittoria con il Poggi Bonzi si gioca il vero primo match point della aritmetica certezza della Lega Pro unica. In Serie D il Montalto si avvicina alla salvezza, mentre il Rende è stato battuto nuovamente. E poi uno sguardo alle cosentine di eccellenza e promozione. Mi passo subito a presentarvi gli ospiti di questa sera. Abbiamo il piacere di avere con noi Carmine Manna, assessore allo sport del Comune di Cosenza. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Poi abbiamo Emilio De Seta, che è main sponsor di volley, pallanuoto e nuoto a Cosenza. Grazie signor De Seta. Buonasera. Per aver accettato il nostro invito. Abbiamo un fuoriclasse del basket cosentino, Emanuele Gallo, per gli amici Manu Gallo, della Bim Bum Basket Rende. Buonasera, grazie anche a te per aver accettato il nostro invito. E torna a farci visita Maurizio Leone della Cosenza K42, reduce dai campionati italiani master che si sono svolti a Mercato San Severino di Corsa Campestre nello scorso fine settimana. Allora, assessore, forse si stava meglio quando si giocava in vasca, no? Effettivamente sì, insomma, le problematiche erano sicuramente minori, però insomma... ritengo che sia giusto che insomma persone dello sport un po' si affacciano in altri ruoli, diciamo, istituzionali, per poter far sì che insomma gli sport, me lo faccio passare, detti alternativi, insomma un po' possano, come vuol dire, emergere ancora di più e dargli l'apporto giusto sia istituzionalmente parlando, affinché insomma si riescano a diciamo a far crescere, aggregare insomma le persone e divulgare sempre di più in tutte le discipline. È un po' il discorso che facevamo poco prima che andassimo in onda, no? Quanto sia importante la presenza sia nella gestione delle società sportive, ma anche nella parte, diciamo, più prettamente pubblica, in questo caso tu che rappresenti il Comune di Cosenza, chi ha fatto esperienze nello sport e magari più di altri possono capire quelle che sono le reali problematiche delle varie società sportive. Sì, perché ritengo che ogni cosa, ogni responsabilità, uno deve avere le conoscenze della, diciamo, delle criticità, delle varie, dell'operosità,
delle gestioni che ognuno di noi abbiamo, e avendo questo know-how, queste conoscenze, con diciamo, il supporto istituzionale, magari si riescano a trovare delle soluzioni che chi non è nel campo, magari insomma, non per cattiveria, non riesce a vederle. So che ultimamente hai avuto un bel grande affare. Ci diamo del tu con Carmine, sì, perché ho avuto il piacere, soprattutto negli anni della Serie A di pallanuoto, quando lui era uno dei protagonisti di quella squadra, di seguirlo giornalisticamente. Anche la Gazzetta dello Sport all'epoca dava il giusto spazio a una società come Cosenza, perché disputava un grande campionato. Dicevo, hai avuto un grande affare. È un po' i vari ospiti che abbiamo avuto qua nelle nostre trasmissioni sull'impiantistica sportiva. Diciamo che è stata fatta, posso dire, una bonifica? Sì, ripeto, sì, nel senso che quello che diciamo, ho trovato, nel senso buono del termine, nelle amministrazioni, nell'amministrazione comunale, è quello che praticamente non c'è una certa regolamentazione. Sì. Sicuramente questa fase era iniziata col mio predecessore, quindi è giusto dire, sì, sì, insomma, l'assessore Vizza, con l'assessore, il collega che saluto, Carmine Vizza, e che poi pian pianino stiamo portando avanti, per l'obiettivo è quello di regolamentare il tutto entro fine anno. Ma soprattutto un'altra cosa importante, che sto facendo una battaglia da quando praticamente presiedo l'assessorato, è quella della regolamentazione delle palestre scolastiche. Sì. Questo insomma, siccome mi permetto, secondo me sono gestite un po', mi faccio passare questo termine, selvaggiamente e senza alcun criterio, nonostante le palestre scolastiche sono di proprietà dell'amministrazione comunale, ritengo che per fine aprile licenzieremo il documento di un regolamento specifico, e dopodiché l'amministrazione comunale, naturalmente nel pieno rispetto dell'orario scolastico dei vari dirigenti, quindi sottolineo, quindi rispettando tutte le normative vigenti, è giusto che vengano un po' regolamentate ed assegnate a associazioni diciamo sportive, amatoriali o di propaganda, tale per cui anche loro hanno il diritto, naturalmente il sacrosanto dovere, di far praticare lo sport, e naturalmente soprattutto nella tenera età. Perché l'impiantistica di Cosenza, io ho fatto una differenziazione, cioè noi abbiamo Cosenza oltre 40 impianti sportivi, e quindi non di poco conto. Questi 40 impianti sportivi è giusto che siano diciamo targettizzati verso un po' quelle società un po' più affermate, e che magari hanno, no, hanno necessità di una maggiore visibilità e un maggiore impegno. Poi dall'altra parte abbiamo le società amatoriali o le associazioni che purtroppo non trovano spazio, perché le stesse impianti che abbiamo non riescono, sono saturi, perché tra le società, tra le attività, e tra, parliamoci chiaro, loro sono gestori che devono vendere un servizio per potersi mantenere, non hanno lo spazio per svolgere l'attività. Allora, da questo punto di vista, siccome Cosenza detiene quasi più di 10 palestre scolastiche, se non erro, o giù di lì, praticamente insomma, è giusto, secondo me, che si dia l'opportunità a tutte le associazioni sportive e amatoriali di poter svolgere attività sportive. Comunque il problema dell'impiantistica ne abbiamo discusso più volte, però pare che si stia trovando una soluzione. Poi magari affronteremo anche il discorso dei palazzetti, perché uno è gestito privato, credo che tu abbia fatto riferimento a quello, però la richiesta è superiore a quella che è, esatto, la possibilità di poter ospitare tante. Si parlava anche di crisi che c'è in questo momento, anche e soprattutto lo sport che sta pagando, però per fortuna ci sono aziende, ci sono imprenditori che danno un grande sostegno a diverse società sportive, ed è il caso di Emilio De Seta, main sponsor della De Seta Casa Volley di B1 maschile, la D femminile e poi il nuoto. Ormai quando sentono Tubi Sider, lei mi raccontava tempo fa che è un po' anche un orgoglio da parte sua come azienda il fatto che quando si parli di sport d'acqua sentono Tubi Sider e tremano un po'. Sì, sì, è vero, noi ormai sono un po' di anni che abbiamo legato il nome della nostra società al pallanuoto, quindi alla, diciamo,
alla pallanuoto, che a Cosenza è legata appunto alla famiglia Manna. E un po' siamo partiti, ho già avuto modo di dire in altre occasioni, siamo partiti diciamo per una questione di rapporto interpersonale, quindi ci conoscevamo già abbastanza bene, quindi eravamo convinti che questa cosa potesse andare bene. Onestamente sta dando i risultati che veramente non speravamo inizialmente. Io ho sempre sostenuto scherzosamente con Carmine, più volte ne abbiamo, ho ripetuto questa battuta con Carmine e con gli altri. Dico, c'è Giancarlo che innegabilmente è secondo me veramente un uomo che veramente sa gestire la società sportiva a Cosenza. È una persona che gestisce la società come se fosse veramente un'impresa, con sacrifici enormi, perché è inutile negarlo, insomma, conosciamo benissimo il lavoro che sia lui, che sia Francesco, che fino a poco tempo fa anche Carmine, adesso con tutti gli impegni che si trova, ovviamente non riesce ad essere come vorrebbe essere presente, però sto vedendo queste immagini che sono bellissime, perché c'è di tutto, no? C'è di pallo sì, femminile, come dicevo prima. Veramente sì. E poi dai, anche dal punto di vista dei risultati le stanno dando un po' tutte belle soddisfazioni, anche sì, se sì. So che lei in quest'ultimo periodo è particolarmente legato alla Serie D femminile di non vorrei no. Io diciamo dove si lavora molto con i giovani. Bravo, però. Ecco, forse questo è la giusta. Io ho questo, allora, premesso che io non sono lo sponsor è sia Tubisida o De Seta Casa, che in tutti e due i casi io rappresento, ma ovviamente è fatta anche da altri soci che mi danno la possibilità di sviluppare questa passione che ho con appunto questi due sport. Io sì, sono noi un po' la nostra caratteristica, no? Poi sulla femminile, ma questo vale onestamente anche per la pallanuoto, perché avendo due figlie femmine è chiaro che sono un po' più portato però a parte la battuta, cioè, noi amiamo molto lavorare con i giovani e amiamo molto lavorare per le società sportive che sfruttano questo fatto, perché onestamente poco fa un amico diceva che Cosenza è una città di 70.000 abitanti, però è altrettanto vero che c'è l'Interland secondo me di altri forse 100.000 abitanti, sì. Quindi c'è un bacino piuttosto corposo di giovani che nelle varie discipline potrebbero dare molto. Onestamente è giusto che si lavori qua. Senta, naturalmente abbiamo soltanto sfiorato l'argomento, perché anche come altre discipline, tipo i tuffi, perché poi sono tesserati della società che porta il nome della sua azienda, la Tubisida, ultimamente Laura Bilotta sta facendo grandi risultati, di Giovanni Tocci ne abbiamo parlato già tante volte, anche questo, no? Ritorniamo al discorso di prima, di come questi qui, che tradizione di tuffi c'era a Cosenza, eppure sono riusciti a portare fuori. Questa è la prova, secondo me, che quando, e torno a quello che ho detto prima, quando si lavora bene a monte, i risultati non possono che non venire. Perché questa società è una società che effettivamente lavora dalla base proprio, cura moltissimo e investe moltissimo. Forse dico cose che dovrebbe dire più Carmine, ma forse dette da me hanno un peso un po' diverso rispetto a questo. Però è bello, dai, quando uno sponsor poi, da quello che dice lei, signor De Seta, mi pare di capire che voi la vivete, poi non è soltanto finalizzato, no, Carmine, alla sponsorizzazione, annualmente c'è questa però lui mi sembra che sia uno che la vive sia con la pallavolo sia con... Infatti, ripeto, con Emilio, a parte lo ringrazio veramente di quello che ha fatto e sta facendo insomma per noi, perché ritorno a dire, trovare imprenditori che, ma non lo dico, sottolineo perché è a fianco, nel senso che ci tengo a sottolineare, ma trovare imprenditori che hanno, secondo me, la lungimiranza di investire nelle società sportive dette, tra virgolette, sempre alternative, con un programma puntato sui giovani, secondo me in Italia ce ne stanno pochi. Questa è una mia... Sì.
diciamo, osservazione, una mia, un mio pensiero. E poi, come insomma, ogni cosa, insomma, questa passione, naturalmente, che ognuno di noi abbiamo verso questi valori sportivi, verso questi giovani, che veramente, secondo me, oggigiorno le società sportive devono puntare più sui giovani e non sul giocatore che viene da fuori, sta un anno, no, poi, due anni, sì. E poi, tra parentesi, non lascia niente dietro, cioè, sì. E permettetemi, noi siamo stati anche quelle persone che, quando siamo andati in A1, noi abbiamo avuto questo gap, cioè, nel senso che mentre la società sportiva di pallanuoto maschile è cresciuta tantissimo, è cresciuta così talmente veloce che dietro invece c'era una differenza tale per cui è bastato un anno che poi, sì, naturalmente abbiamo avuto difficoltà a rimpiazzare, oppure purtroppo devi essere costretto a prendere 13 giocatori da fuori, nel caso della pallanuoto, con vitto e alloggio, e poi la cosa, insomma, arrivano altri discorsi. Allora, Manu Gallo, sei tornato nella mischia. Io prima ti ho detto, ti ho definito un fuoriclasse, ma sei un fuoriclasse di questo sport del basket. Grande prestazione avete fatto contro questi ragazzi terribili, no? A proposito di giovani. Sappi, perdonami, che la prima squadra che io ho sponsorizzato, che noi come Tubisi abbiamo sponsorizzato, è la squadra di basket. Quindi siamo sempre, come dire, guardiamo sempre questo aspetto di queste società. Assolutamente, fate benissimo. Come visto, già sapevo, sia nella pallanuoto che nella pallavolo si sta facendo un lavoro, secondo me, importante, però non valorizzato, secondo me, dalla presenza di persone e da un movimento che può crescere. È sempre un qualcosa che si blocca appena nasce. Io conosco ragazzi della pallanuoto, conosco Gianmarco, sì, e vedo che hanno un sacco di passione, tantissima passione, che piano piano stanno raccogliendo i frutti. Nella pallavolo la stessa cosa. Nella pallacanestro è un po' diverso, perché forse ci sono stati degli anni dove in cui la pallacanestro a Cosenza è stata importante, con personaggi importanti, solo che non si è saputo coltivare queste importanze, non si è saputa portare avanti per avere una lungimiranza nel progetto. È sempre stato un lavoro fine a se stesso, senza uno scopo. Io me ne sono andato da Cosenza a 15 anni, a 15 anni sono andato a Battipaglia, in una società dove c'era la Serie A. Mi hanno cresciuto, eravamo 20 ragazzi e stiamo parlando del 95. No, perché tra l'altro mi sono un po' informato, cioè, Manu è un classe 81, 81, sì. Assieme a Rugolo erano i grandi giovani di grande speranza del basket, della pallacanestro, sì, calabrese. Poi Rugolo ha fatto un'altra carriera, sì, sicuramente, è stato sempre fuori. Stato io fuori. Purtroppo quando sono andato a Battipaglia ho avuto la fortuna, sfortuna di andare fuori, solo che poi Battipaglia dopo un anno e mezzo è fallita e di conseguenza poi ho girato per tutta l'Italia in categorie minori. Però insomma, non rimpiango il passato assolutamente, anzi sono contento di aver avuto quest'altra possibilità con gli amici di Rende, in modo da farmi vedere e cercare di far capire che fondamentalmente non sono uno sportivo dove vuole lavorare e prendere il suo stipendio a fine mese, no. A me piacerebbe cominciare a fare un discorso più lungimirante e magari, apro una piccola parentesi, le grandi realtà sportive europee, noi vediamo Barcellona, noi vediamo Real Madrid, noi vediamo Bayern Monaco, noi vediamo l'Olympiacos, sono tutte polisportive dove coinvolgono un sacco di gente e tanti sport, dove non c'è uno sport nazionale e sport alternativi, no, c'è lo sport, sì, questa... E da lì si deve partire, si deve cominciare a lavorare lì, cominciando a fare dei progetti a scuola, cominciando a far vedere ai ragazzini che lo sport non è la scommessa. Non è la scommessa lo sport è un qualcosa che ti serve a far stare bene, a stare bene con te stesso e a far stare bene gli altri, tutti quanti insieme. È un sogno. Però sai, lo dicevamo prima, Manu, poi quando si avrà la fortuna soprattutto di avere queste società sportive, di andare a caccia dello sponsor, non perché lo sponsor deve portare il contributo finanziario, ma che si coinvolga in questi progetti, allora credo che ci siano sogni che si possono realizzare. E qui facciamo l'esempio dei tuffi, io ripeto sempre i tuffi, non mi pare che Cosenza
sia una città dalle grandi tradizioni di tuffi, eppure hanno tirato fuori, al momento siamo già due grandi campioni, come poi qui parleremo anche di atletica con Maurizio. Maurizio è un altro che ha vinto titoli italiani, eppure Cosenza non è che ha questa grande tradizione con l'atletica. Però a proposito di Manu, io voglio farti vedere una cosa, ho preparato una sorpresa che dalla regia ci manderanno in onda, di che cosa ha fatto qualche anno fa a Reggio Calabria. Vedete cosa fa? Adesso prende palla fra poco, eccolo, da campo a campo, canestro. Eri contro la nuova Jolly. Sì, ti ha abbracciato, sì, la cosa bella è questo abbraccio dell'avversario, sì, che credo, Beppe, sì. Se uno, se uno vuole parlare di sport, credo che questi siano gli sport. L'avversario che viene, ti abbraccia e dice bravo, no? Perché poi tra l'altro con Giampiero Corlito in questo caso, lui cavalca questi campi da più di me fondamentalmente. Ora ha smesso di giocare, anche se poteva dare qualcosa con le sue prestazioni. Una volta che ho tirato, ho detto: Manu, che hai fatto? Giampiero, ho segnato. Giampiero, ho segnato, mi ha mandato a quel paese, scusate, amico, mi ha abbracciato. E comunque è stata una cosa bellissima. Queste qua sono immagini che secondo me bisogna veicolare, sì, e far vedere a tutti quanti. Voglio ringraziare l'amico Giovanni Mafrici, collega di Reggio Calabria, che ci ha fornito queste immagini, perché ieri sera è un po' la persona che mi aiuta nel basket. No? E tra l'altro poi mi dice che sei in una condizione di forma strepitosa, non ti aveva mai visto così giocare, sei entrato nella top 5 sul quotidiano della Calabria, che è stata pubblicata ieri. Dai, stai facendo bene, adesso poi parleremo in modo dettagliato della Bim Bum. Sì. Maurizio Leone, vabbè, con te su cosa significhi fare atletica, l'abbiamo già detto la volta scorsa, sacrifici, passione, tutto. Anche questo è un bel movimento che sta crescendo. Sì, Cosenza ultimamente si sta muovendo bene, la K42... Prima hai parlato dei ragazzi terribili del basket, adesso parlo dei vecchietti terribili della K42, perché è una società di atleti un pochino datati, che però stranamente parte proprio da queste persone che sono già master, per guardare avanti verso i giovani. Stiamo ottenendo risultati importanti nel mondo master, però ti ricordo che stiamo muovendoci anche nei giovani, e a primavera proveremo a lanciare qualcuno. Ovviamente ci vorrà del tempo, perché non è facilissimo, soprattutto reclutare è diventato difficile, perché i giovani fanno fatica ad avvicinarsi alle specialità come l'atletica leggera, dove comunque quelle che richiedono comunque un sacrificio fisico di tempo. Alla base di tutti gli sport. Loro purtroppo sono abituati da questa società del benessere a stare sin troppo comodi, e quindi comunque rispetto a quando ho iniziato io nei primi anni 90, voi siete accorti, ma tutti quanti, pensate ai settori di tutti gli sport, che qualcosa è cambiato. Quindi partiamo dal reclutamento e poi, se tiriamo fuori qualche campioncino, siamo contenti. Ma a proposito di master, come dicevo prima, dovremmo avere anche delle immagini. Maurizio è reduce dei campionati italiani master, appunto, di corsa campestre, che si sono svolti a Mercato San Severino. Qui abbiamo Andreoli, che è Master 65, mi pare, sì, no? Sì, è arrivato, sì, secondo. Qui Maurizio Leone, invece, tu sei arrivato terzo, nonostante un po' di problemini fisici o acciacchi, come li vogliamo definire. Ma gli anni passano, qualche problema ritorna, direi, perché comunque ormai sono delle problematiche fisiche conclamate da tempo. Se ho smesso nel 2009 di fare il professionista, e qualche motivo c'è. Se adesso faccio il master, ovviamente non sono più l'atleta a tempo pieno, anche se continuo a... Ecco, qui c'è Giacomo Leone, l'ultimo vincitore italiano del maratone di New York. Salutiamo anche a Ciccio Misasi, che in questo momento faceva lezione di... No? Sì, beh, lui è un grandissimo dirigente federale, sì. E non bastano le gambe, non c'è tanta attività, ci vuole tutto, anche... Guarda, io credo che l'organizzazione sia alla base di qualsiasi sport. È chiaro che più lo sport è più si amplifica, e più c'è bisogno di organizzazione. Ma l'ho già sottolineato nella puntata precedente, il fatto che alla K42 ci siano persone che ognuno si occupa del proprio ramo e lo fa in maniera egregia, e per questo motivo stiamo crescendo, e penso che cresceremo ancora, sempre con tanta umiltà, piedi per terra,
E poi tra l'altro, per chiudere questa parentesi, come risultato di società è andato pure bene per la cosa? È andato molto bene perché siamo arrivati quarti su 85 società. È importante perché siamo non lontanissimi dal podio dei Master. Voglio dire, la corsa campestre Master esprime un movimento di circa 1000 protagonisti in tutta Italia. E comunque, ripeto, io faccio il mio e anche nonostante gli acciacchi continuano ad arrivare davanti e portare punti pesanti, lo fa Benedetto Andreoli, lo fanno tutti gli altri ragazzi che comunque, anche se non vicinissimi al podio, hanno comunque contribuito alla classifica di squadra. Grazie Maurizio, io adesso do la linea alla regia perché abbiamo la prima pausa pubblicitaria e ci ritroveremo fra qualche minuto. FC Costruzioni, struttura antisismica secondo la nuova normativa. Sistema muro termico Fantini. Serramenti in PVC di ultima generazione a triplo vetro. FC Costruzioni. Riconoscimento MAPEI. Recupero e riciclo delle acque. FC Costruzioni, Viale della Resistenza, Palazzo Alfa, Rende e Cosenza. Ti riempiamo le tasche! Da Oro Cash cambia il tuo oro e argento in contanti! La serietà e la trasparenza di un network con oltre 400 negozi e più di 3 milioni di clienti soddisfatti! Oro Cash dà valore ai tuoi valori! Rieccoci rientrati in studio. La parte più bella di qualsiasi trasmissione è sempre il fuori onda. Se potessimo mandarla in onda sarebbe veramente molto bella. Apriamo la prima parentesi dedicata al calcio con il campionato di eccellenza. Dovremmo avere anche delle immagini. Il Roccella pareggia in casa del San Lucido e festeggia la promozione in Serie D con 4 giornate di anticipo. All'allenatore Galati, al presidente Giannitti, a tutta la squadra, naturalmente anche i complimenti da parte della redazione di RT Calabria. Il Castrovillari invece vince il derby con il Corigliano e si prende il secondo posto, inguaiando proprio la formazione di Pacino, sempre più destinata a giocarsi la salvezza tramite i play-out. Successo importante proprio in chiave salvezza dell'Acri, che supera 2-0 il Bocale, la Paolana travolta a Palmi in una domenica di festa, visto il gemellaggio che dura da anni tra le due tifoserie. Poi l'audace rossanese, giusto per rimanere alle formazioni cosentine, in casa con la Taurianovese ha perso ed è con un piede praticamente si ritrova a retrocedere in promozione. Intanto abbiamo visto tantissime immagini, queste si riferiscono alla festa del Roccella, abbiamo visto la partita, le immagini riferite alla partita di Acri e a quella di Castrovillari. La classifica del campionato di eccellenza, appunto, il Roccella in testa con 61 punti, poi Castrovillari 46, Gallico Catona e Guardavalle 45, Sambiase 44, Taurianovese 42, Palmese 41, Isola Caporizzuto 38, Sersale 38, Acri Bocale 37, Corigliano 32, San Lucido 26, Paolana 19, Nausica 16, Audace Rossanese 13 punti. Domenica si gioca la 27esima giornata alle ore 15, Bocale Palmese, Corigliano Audace Rossanese, Guardavalle Isola Caporizzuto, Nausica Sersale, Paolana Castrovillari, Roccella Gallico Catona, Sambiase Acri e Taurianovese San Lucido. Per quanto riguarda invece il campionato di promozione, il girone A, dove ci sono dentro le squadre cosentine, il Cutro batte 2-0 il Sanfili e allunga in testa alla classifica, vista anche la contemporanea sconfitta del Torretta in casa dello Sporting Davoli. La squadra di Lomonico viene agganciata al secondo posto dal Roggiano, che si sbarazza del Rocca Bernarda. Queste foto si riferiscono proprio alla partita Roggiano-Rocca Bernarda finita 3-0. Non si ferma la rincorsa del Trebisacce, adesso quarto in classifica grazie al blitz di Amantea, dove ha vinto il derby Tirreno-Ionio per 4-2. Lo Scalea batte la Silana e al momento si tiene stretto il quinto posto, ultimo utile per giocarsi poi la promozione ai play-off. Il Grimaldi batte la Luzzese, mentre il Real San Marco ne prende 4 a Cotronei per una classifica nel campionato di promozione che, come dicevo prima, vede sempre in testa il Cutro. Vediamo adesso
dalla regia se ci mandano in onda la classifica del campionato di promozione, il girone A con, come dicevo, il Cutro che allunga 55-50, Torretta e Roggiano, poi Trebisacce 47, Scalea 45, Sporting Davoli 43, Luzzese 40, Mantea 39, Promo Sport 35, Sanfili e Cotronei 34, Rocca Bernarda 29, Grimaldi Garibaldina 26, Silana 25, Real San Marco 4 punti, già retrocessa in prima categoria, domenica 27esima giornata, sempre alle ore 15, Garibaldina Mantea, Luzzese Cutro, Real San Marco Scalea, Rocca Bernarda Cotronei, Sanfili Roggiano, Silana Sporting Davoli, Torretta Promo Sport e Trebisacce Grimaldi. A proposito del Roggiano, stanno organizzando una iniziativa per il 9 aprile, se non ricordo male, ci sarà un amichevole proprio a Roggiano contro il Crotone, formazione di Serie B, e dovrebbe essere presente anche Renzo Ulivieri, che è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Si parlerà di un convegno, si sta organizzando per parlare appunto della figura degli allenatori di calcio nelle squadre dilettantistiche in Calabria. Torniamo con l'assessore Carmine Manna. Prima si parlava delle strutture per quanto riguarda queste palestre da utilizzare meglio nelle scuole, però abbiamo anche altre strutture. Del Palaferraro abbiamo parlato tantissimo e abbiamo visto si sta onestamente lavorando bene, sta facendo veramente un ottimo lavoro Pino Fuoco. Poi abbiamo la struttura, quella di Donnici e quell'altra di Casale. Lì sono previsti interventi, perché sono tra l'altro due ottime strutture, se si potessero utilizzare per come... Diciamo l'amministrazione comunale per, ripeto, in questi tre anni, dopo nel senso buono del termine, una lotta afferrata per poter naturalmente dare delle risposte, soprattutto in termini sportivi, siamo riusciti... praticamente ad avere circa 130.000 euro all'anno da destinare all'impiantistica sportiva. Il primo intervento che ho deciso di fare, ho già fatto naturalmente un sopralluogo con l'ingegnere capo Carlo Pecoraro, appunto è al campo scuola, perché ritengo che il campo scuola, essendo una struttura diciamo dell'amministrazione comunale, secondo me è una di quelle strutture che deve assolutamente riqualificata negli anni e potenziata dal punto di vista diciamo sia sportivo, ma là la vedo anche in un'ottica diciamo di aggregazione, anche come punto di ritrovo, come magari diceva giustamente prima nel fuori onda Maurizio, diceva che una volta insomma non c'erano solo gli sportivi ma bensì anche le famiglie che stavano una giornata al campo scuola. E nello stesso tempo abbiamo previsto in una nicchia del campo scuola anche un percorso vite, cioè vuol dire diciamo delle attrezzature sportive per esterno, dove naturalmente l'amministrazione comunale le mette a disposizione dei nostri concittadini e soprattutto poi parlando con il Brunello che è il responsabile del campo scuola, avevo consigliato un po' l'apertura del campo scuola, soprattutto il periodo estivo, un attimino di allungarlo, perché ritengo che le esigenze, diciamo, i tenori di vita che oggi giorno abbiamo, è vero. Quindi dobbiamo andare incontro a queste esigenze. Questa devo dire che è veramente una gran bella notizia quella che ha dato l'assessore Manna questa sera a tutti gli... Perché poi lì, vero Maurizio, non ci sono soltanto quelli che fanno agonismo, ma c'è tantissimi amatoriali, gente. Direi che invece, come dice l'assessore Manna, il caposcuola è un punto di ritrovo storico di Cosenza e comunque, specie adesso che si avvicina il periodo estivo, assisteremo veramente a un grande afflusso di persone. E io sono felice di sentire questa notizia qui direttamente da lui in trasmissione, perché sinceramente non la conoscevo, quindi è di buon auspicio. A me fa piacere perché l'importante è che ci sia una regolamentazione, che le persone capiscono che comunque la pista atletica va utilizzata da determinati individui e in un certo modo e che all'esterno del campo scuola si possono fare altre cose. Il discorso del percorso vita è importantissimo, va benissimo perché comunque le persone possono esercitarsi in un ambiente sicuramente migliore di quello che è una pista di Sportflex. E poi ecco, niente, ripeto, ne vedremo tante persone a fluire lì al campo. Sono contento,
Il Comune di Cosenza restituirà ai cittadini una bella struttura che ripeto, aggregante ma anche sportivamente allenante, direi. E poi se parliamo di pista di atletica, scusatemi se lo dico, va utilizzata come pista di atletica, vero signor Di Seta? No, perché ha il paradosso di questa città, no? Poi già altre volte abbiamo toccato l'argomento, allo Stadio San Vito abbiamo una pista di atletica dove credo che sia stata fatta una o due manifestazioni. Ma no, le gare sono state organizzate. Sì, però... No, però vedere la pista vengono organizzate, ma secondo me non ne vengono organizzate per quante si potrebbero, anche perché tu hai a che fare con un campionato di una squadra di calcio e quindi comunque il fine settimana sei vincolato da sì, partite. Sì. Sei vincolato anche dal fatto che comunque il campionato richiede degli sponsor in mezzo alla pista, richiede tutta una serie di lavori che andrebbero fatti poi seduta stante per organizzare eventi. Sì, sì. Però io dico che a questo punto, visto che la pista c'è, si potrebbe fare anche di più, perché comunque, voglio dire, le gare di atletica estive sono in notturna, l'impianto luci è fenomenale, i servizi allo stadio ci sono, quindi perché a questo punto non sfruttare questa pista? L'abbiamo fatto, ma possiamo farlo di più e potrebbe avere una pila importante per le persone di Cosenza. Ovviamente non riempiremo mai lo stadio, non dimentichiamoci che lo Stadio San Vito possa riempirsi per una gara di atletica, perché... questa città però dai, va educata, se... però se già riuscissimo ad avere un afflusso importante sulla tribuna sarebbe un bello spettacolo. Non ti senta, lei voleva dire qualcosa in merito a questo? No, io mi viene spontanea la risposta adesso a Leone di dire onestamente, dico, perché è stata fatta la pista d'atletica nello stadio, cioè queste discussioni sono sempre molto stimolanti, no? Sarebbe bello ampliarlo. Oggi abbiamo la fortuna di avere Carmine, ma voglio dire, io penso che purtroppo quando si fanno dei lavori e si fanno appunto, si spendono dei soldi della comunità, questi soldi io penso che sarebbe meglio, e purtroppo è nostra colpa dei cittadini, non chiedere conto a chi fa certe cose di quello che viene fatto, perché a volte la stessa cifra si potrebbe spendere in un modo diverso, perché parliamo adesso della pista d'atletica, la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata quella di chiamare o comunque di sentire chi fa atletica e dire ma cosa si potrebbe fare secondo te, cioè voglio dire, per pensare di migliorare, ammesso si potesse migliorare la piscina comunale di Cosenza, io credo che non andrei da altri che da Manna a dire, secondo te che cosa si potrebbe fare? Non si può fare il tuttologo, cioè io non solo perché faccio l'assessore, permettimi Carmine, non posso sapere tutto, cioè sarebbe importante che fosse alla fortuna, ma su casualità, per esempio banale, all'esempio pratico adesso, che abbiamo un assessore che comunque fa sport e che comunque il fuorionda di cui parlavi prima ovviamente era proprio questo, cioè la battuta che si faceva. È fondamentale spendere quei soldi che ci sono, che sono pochi, stiamo parlando di 120.000 euro l'anno, se ho ben capito, cioè su cifre per le strutture che abbiamo irrisorie, ma devono essere spese, dato che ormai che sono pochi si sanno, non c'è possibilità più di inventarsi niente. Tra l'altro, permetto di aggiungere una cosa, non è un problema di Cosenza il fatto di avere una pista in un stadio di calcio, è risaputo, cioè per chi mangia pane atletica tutti i giorni come lo faccio io nella vita, e in tutta la nazione si sa perfettamente che l'atletica deve avere la sede per l'atletica, il calcio deve stare con il calcio. Se si escludono due grandi meeting, tra cui io voglio dire l'apice lo tocca il Golden Gala di Roma, che si svolge all'Olimpico di Roma, ma il Golden Gala fa storia a sé, perché parliamo di una Golden League, di un meeting oramai a livelli. Sì. E quindi riescono, diciamo, a riempire buona parte dello stadio, ma stiamo parlando del massimo che c'è in Italia. Ma già gli altri meeting, già il meeting di Padova che si svolge allo stadio Eugani, e abbiamo avuto anche esempi dei campionati italiani assoluti con fiorfio di campioni svoltisi nello stadio dell'Ala di Bologna, nello stadio San Paolo di Napoli, dove personalmente comunque io ho partecipato, nello stadio delle Alpi del Fu delle Alpi di Torino. Non sono stati mai un successo, mai. Nemmeno i grandi campioni riescono a riempire gli stadi, perché l'Italia non è il nord Europa, non è la Svizzera con Zurigo, non è Berlino con la Germania, cioè. Quindi questo basterebbe comunque, quando si fanno degli investimenti, come dire, chiedere un parere
a chiedi dentro e andare a, a, come diceva l'assessore Manna, a mettere a posto quelle che sono le strutture adibite a questo sport. È lì. Prego, prego. No, mi veniva adesso in mente appunto, ecco perché è bello ed è interessante parlare, incontrarsi ogni tanto, sarebbe meglio farlo più spesso, ma a prescindere dalle trasmissioni che comunque, anzi mi scuso per non aver risposto prima all'invito di... Cioè, poco fa lui diceva una cosa molto importante quando parlava della polisportiva, perché secondo me questo discorso della polisportiva è un discorso che un po' forse noi imprenditori o comunque gente che dà questi piccoli o grossi contributi a secondo come li si vogliono vedere, parlarci, discutere un po' anche chi gestisce queste società, perché se si avesse un interlocutore tipo come faceva l'esempio lui prima del Barcellona, per dare nomi illustri, chiaramente non è che si vuole sognare di, però voglio dire, fare una polisportiva, caro assessore, io ti stimolo perché so che tu, non è che questi discorsi ce li facciamo ogni tanto, no? Per esempio io quando sogno nello sport, immaginerei che dalla piscina di Campagnano al campo scuola, se non del tutto allo stadio. No, c'è quel... l'exibucio, che cosa era? Sì. Cioè, ma diciamo il campo scuola, io sì, bisognerei, immagino tutta una, un'area, tutta un'area di sport dove fare, ma per esempio, scusami, dove fare una pista per andare a correre, perché non tutti, si è provato tempo fa, qualcuno buttò un po' di soldi nel fare la mezza pista, o si tentò di fare una pista ciclabile che poi non... Cioè, voglio dire, fare un progetto, assessore, che potrebbe anche darsi che si trovano dei privati o comunque delle aziende che possano ragionare e aiutare a fare certe cose. Cioè, stiamo parlando, conosciamo che ci sono un po' di aziende a Cosenza che si sforzano e si impegnano a fare qualcosa. Allora, se si parlasse tutti insieme, cercare di creare un'area importante, creare perlomeno un, non dico la polisportiva, perché forse la battuta tua di prima dice tre persone su già due, com'è il detto famoso calabrese, vabbè, però non è per tutti, no, così, che preferisce perché... fare le società dispari, ma tre sono troppi, esatto, ma io non sono d'accordo, perché secondo me invece oggi più di ieri, sì, se non sì, si ragiona così non si va avanti. Anche, scusami, ti lascio parlare, anche al limite creare, uso un termine forse più imprenditoriale, ma una rete di società sportive che non si riescono a mettere insieme perché ognuno ha i suoi piccoli fazzoletti di terra da coltivare, però se si riuscissero almeno a unificare in un modo unico di parlare. Mi viene in mente una cosa adesso, perché più volte l'abbiamo detto all'interno di questa trasmissione, palazzetto dello sport di Rende. Hanno costruito un qualcosa che magari dal punto di vista tecnologico, io questo dicevo, allora prima di realizzare un'opera come quella, cioè io realizzo una scuola perché in quella scuola dovranno andare poi dei bambini, io realizzo un palazzetto dello sport perché lì ci dovranno andare il basket, la pallavolo, non lo so, il calcio. Allora prima probabilmente, forse il discorso che faceva lui, no? È quello, il signor De Sete, è proprio questo, quello di coinvolgere prima di andare a realizzare, allora, qualcosa. Paradossalmente, diciamo, per come funziona, diciamo, la macchina pubblica amministrativa, che sia comune, provincia, sì, regione, paradossalmente purtroppo il discorso è al contrario, cioè, mi esprimo meglio. E molte volte arrivano delle misure, no, in termini economici, di dire, ci sono, detta volgarmente, 100 lire, con queste 100 lire vedi che cosa ci puoi fare nello sport, no? Cioè, sì, nel senso che, sì, perché la gravità secondo me è il limite di questa cosa, è quella appunto di non sapere molte volte come spendere naturalmente il denaro che vengono dalle comunità europee, dallo stesso ministero. Allora, perché ormai la macchina pubblica è così talmente non veloce, è una rincorsa, sì, dove ti arrivano le opportunità e dici, guarda, in due giorni mi devi fare una progettazione per un non so che.
E allora poi, pur paradossalmente, ed è errata questa cosa, tutti arrivati i contributi e spendere, paradossalmente, no, sottolineo, in alcune volte bene, in alcune volte diciamo male, allora succede che praticamente si fanno degli investimenti, non degli investimenti, si realizzano delle opere che magari poi rimangono, diciamo, delle opere, definiamole incompiute, ma o incompiute oppure che non ci sono persone che riescono a gestire. Vedi, ripeto, oppure purtroppo che non servono, esatto, oppure che non servono. Esempio, la pista ciclabile. Esatto, inerente a quello che diceva Emilio prima, cioè nelle linee programmatiche del sindaco c'è prevista nell'arco della legislatura la porta definita dello sport, cioè vale a dire da Campagnano, no? Da, diciamo, come linea d'aria per intenderci, dalla piscina comunale fino ad arrivare allo stadio, là è prevista tutta quell'area da dedicare solo esclusivamente allo sport. In progettazione già c'è, è ovvio che poi naturalmente bisogna verificare le procedure con la comunità europea. Ieri passavo, che, non ricordo benissimo da dove, ma non lontano da qui, credo che fosse nella zona di... vabbè, non mi ricordo. E vedevo una pista per moto da cross. Sì. Cioè, penso che per esempio su quel, andando verso lo stadio sulla sinistra, quindi il lato sì, benzina, quella è una situazione che come sua morfologia si presterebbe benissimo. Allora, se tu creassi, non credo che ci vogliano milioni di euro. No, però il problema è poi, perdonatemi, è chi li va a gestire. Allora, il problema, non l'abbiamo detto prima, l'istituzione secondo me ha bisogno di persone capaci, persone che conoscono quello che facciamo, come ognuno di noi gliela possiamo nella nostra disciplina, come? Umili, perché comunque sì, esatto, sicuramente assolutamente umili, dove dice guarda, però molte volte, e questo è un problema che io anche da un certo punto di vista capisco, cioè i vari operatori sono anche scoraggiati ad andare a parlare tra virgolette col politico di turno, no? Diciamoci la verità, perché tanto molte volte che succede, e questo consentitemi anche se non dovrei dirlo, il limite della politica, molte volte si danno degli, diciamo, incarichi o delle deleghe a persone che non sono assolutamente tra virgolette il mestiere, no? Cioè se tu una delega la dai, ma per dire, posso dire, ripeto, a un medico, per dire a un medico, e cioè deve avere funzioni amministrative, giuridiche, è ovvio che lo metti in difficoltà, è ovvio che ci sono dei limiti nel poter operare. L'intelligenza qual è? E questo mi permette un po', che il nostro sindaco, ripeto, l'ha avuto ed è stato lungimirante, più o meno di dare a persone del territorio di Cosenza, insomma, per le competenze che hanno, sì, rispetto a quello che poi vuole fare dopo, non guardando, diciamo, altre situazioni, altre sfaccettature. E questo che ti permette? Ti permette naturalmente di fare delle progettazioni e nello stesso tempo seguirle coinvolgendo anche gli operatori. Perché noi, io pure molte volte dico, come assessore allo sport, e poi è venuto l'altro giorno, uno voleva fare una gara ciclistica, gli hanno detto sempre no, e vengano. Però l'assessore non ha, con la massima franchezza, tempo e problematiche, andare in cerca, no? Seguitemi, di queste manifestazioni. Io dico pubblicamente, tutto ciò che è sport, nel limite, io ho trovato non un portone aperto, e penso che... Lo sapete, trovate la massima collaborazione Grazie. Istituzionale, quindi deve essere un po', diciamo, che quello che sta dicendo Carmine è anche uno stimolo agli sportivi a portare contributi affinché si possano realizzare. A proposito di cose di sport, perché stasera è una bella trasmissione, perché stiamo parlando di tantissimo, allora Manu, arriva sabato questi ragazzi terribili della, avete perso in casa, poi avete vinto al Centro Viola e adesso sabato ci sarà l'opportunità di vincere, ci auguriamo, gara 3. Speriamo. E poi Villa mi pare che vi toccherebbe, sì, nella eventuale semifinale. Nell'eventuale semifinale dovremmo andare a Villa. Pensiamo a sabato, intanto questi ragazzi terribili, come hai detto ben prima tu, è un progetto che va avanti da 5 anni, sì, sono nati dal nulla. Ci mettono in difficoltà, noi comunque siamo una squadra ben organizzata, bene o male c'è Pierpaolo Carbone, che è il nostro coach, che studia gli avversari da sempre, è un malato di basket, e
ci stanno mettendo in difficoltà perché? Perché hanno fatto un lavoro di 5 anni, come anche a Catanzaro, e io non mi spiego perché a Cosenza non si possa fare una cosa del genere. 5 anni programmiamo, vediamo, andiamo a prendere ragazzi nella provincia di Reggio, perché non sono solo di Reggio, ci sono di Gioia Tauro, ci sono di Siderno, cioè, e hanno fatto un gruppo forte. E a me piace giocare contro di loro perché esprimono basket a tutti i livelli. Cioè, questo ragazzo, Lupus Orlatella, Orlatella, sono dei ragazzi che sono nati, sono stati presi a 12 anni, sono stati messi in un campo da basket con un allenatore, sono stati portati a livelli nazionali. E mo si stanno giocando insieme a noi questo quarto di finale e speriamo di vincerli. Noi ce la metteremo tutta, sicuramente non sarà facile. E alle 20 sabato c'è questo appuntamento e speriamo che ci sia anche un seguito di pubblico che ci possa dare. A 4 miglia, a 4 miglia si gioca sabato alle 20, è una bella partita per chi ama il basket, a parte che la Bim Bum rende Manu, poi Tonino, Marco Pate, gente che il basket lo ama veramente. Prima ha citato Pierpaolo Carbone, ma a Cosenza quando parli di basket la prima persona che ti viene in mente è sicuramente Pierpaolo Carbone, perché è un altro di quelli che ha grandissima passione, che ce ne fossero di persone come queste. Prima di chiudere la seconda parte, velocemente un'altra battuta sulla volley. Come dicevo prima, dovremmo avere anche delle immagini che si riferiscono alla Caffè Aiello Corigliano a Potenza Picena, in gara 1 degli ottavi di finale dei playoff, la nona sconfitta consecutiva. L'ultimo successo della Caffè Aiello Corigliano risale proprio con Potenza Picena alla seconda giornata di ritorno della regular season, era il 5 gennaio scorso. Adesso i rossoneri di Totile hanno la possibilità, domenica al Palabrilli alle ore 18, di portare i marchigiani a gara 3, ma è obbligatorio a questo punto tornare al successo, visto che, come dicevamo prima, siamo alla nona sconfitta consecutiva. Noi ci fermiamo, linea alla regia, e tra poco andiamo a chiudere con la terza ed ultima parte di 155. All that glitter. Da Oro Cash cambia il tuo oro e argento in contanti. La serietà e la trasparenza di un network con oltre 400 negozi e più di 3 milioni di clienti soddisfatti. Oro Cash dà valore ai tuoi valori. Rientriamo in studio per la terza ed ultima parte di 155, tutto lo sport della provincia di Cosenza. Vi ricordo che potete seguirci anche in diretta streaming su rtcalabria.tv. Si torna a parlare di volley in B1 maschile, la De Seta Casa a Cosenza si prepara alla sfida con Pulsano, da vincere sicuramente, anche perché, se come pare, lo dicevo in apertura di trasmissione, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, dovesse andare in porto questa ipotesi di riforma dei campionati, addirittura c'è chi ipotizza e chi parla che le prime 3 classificate andrebbero direttamente nella 2. Però è tutta una situazione in fase molto embrionale, è chiaro che le società di A2 non ci stanno, se ne discuterà nei prossimi giorni, però intanto la partita con Pulsano è uno scontro diretto da vincere e per mantenere la migliore posizione possibile poi in chiave playoff. Francesca Bartoletti ha intervistato per noi Marco Spadafora. Insomma, arrivate da questa sconfitta nello scontro diretto contro Alessano, 3-1, ve lo aspettavate? Allora, sinceramente no, perché, o meglio, sapevamo che era una partita difficile, pubblico calorosissimo, palestra piccola, sapevamo insomma di un'accoglienza abbastanza accesa. Da parte loro hanno fatto la partita diciamo perfetta, comunque hanno difeso, hanno murato, cioè comunque hanno onorato il pubblico di casa. Noi siamo stati un po' più
abbiamo più fermi, nel senso eravamo quasi intimoriti, o comunque non siamo riusciti a fare il nostro gioco, a imporre il nostro ritmo. Comunque anche dal match contro Potenza, diciamo che quello era però un match facile, si è notato un calo un po'? No, vabbè, su Potenza diciamo ci siamo adeguati a loro, cosa da non fare perché a volte non abbiamo imposto il nostro ritmo. Comunque no, un calo non c'è stato, in quanto comunque abbiamo lavorato bene. Settimana anche con tanti infortuni, Marco ha avuto problemi alla caviglia, smiriglia alla spalla, quindi si è lavorato sempre in emergenza. Però siamo arrivati bene alla partita. Pulsano, altro scontro diretto. Sì, Pulsano diciamo è sotto di noi, quindi bisogna allontanarla da noi per poter appunto Occhio a come parli, spalino. Per comunque staccarla e puntare a rimanere secondi nell'attesa o comunque nella speranza che Alessandro faccia un passo falso, perché comunque le speranze ancora ci sono 7 partite da fare, quindi noi vediamo di vincerle tutte fino a fine campionato. La classifica di B1 maschile di volley vede in testa Alessano con 38 punti, poi la coppia Lamezia-Cosenza 31, Pulsano 30, quindi grande partita domenica sera al Pala Ferraro, poi Casandrino 24, Club Italia 22, Trapani 21, Ugento 17, Potenza 14, Messina 7, chiude la classifica Martina con 5 punti, si gioca la sesta di ritorno. Domenica alle ore 18, Ugento Lamezia, Martina Alessano, Cosenza Pulsano, Trapani Potenza e Club Italia Casandrino, unica partita che comincia invece alle ore 16. Riposa questo turno il Messina. Per quanto riguarda invece la B2 femminile, lo Spezzano, come anticipavamo la scorsa settimana, era impegnata nel derby contro la Golem Palmi, derby calabrese, che ha perso, sconfitta che ci sta vista la forza della Golem Palmi. La classifica di B2 femminile di volley vede in testa Siracusa con 44 punti, Palmi 41, Pedara Catania 37, Catania 28, Castelvetrano 26, Gallico 23, Santa Teresa e Spezzano 22, Palermo 18, Santo Stefano 17, Pizzo 10, Vittoria 0 punti. Sabato alle ore 18 in programma la settima giornata del girone di ritorno, Palermo-Gallico, Santa Teresa-Pedara che si gioca alle 18.30, Palmi-Santo Stefano che comincerà alle 17.30, Pizzo-Siracusa e Catania-Castelvetrano riposeranno Ragusa e Spezzano. Siamo adesso, torniamo alla parentesi calcistica con il Cosenza. Dopo il successo sul Poggi Bonzi, domenica a Chieti, primo match point per l'aritmetica certezza di avere la promozione nella Lega Pro Unica. Oggi in conferenza stampa c'era Alfonso Pepe, per 4 anni calciatore del Chieti e nelle ultime 2 stagioni, tra l'altro, capitano del Chieti. Ascoltiamo Alfonso Pepe. Sì, vabbè, sono stato a Chieti 4 anni, dove diciamo, abbiamo ottenuto ottimi risultati, sempre diciamo, squadre giovani, però siamo riusciti a fare finali 2 volte la finale playoff, quindi diciamo, spero di aver lasciato un bel ricordo almeno lì. Io stavo capitano, quindi mi ha fatto molto piacere, diciamo, sono 4 stagioni importanti, e quindi spero di aver lasciato un bel ricordo. Loro almeno in casa si giocheranno penso l'accesso alla Lega Pro Unica, vengono da 4 sconfitte, quindi almeno in casa vogliono, cioè, penso che faranno diciamo, la cosiddetta partita della vita, e noi andremo lì comunque con l'intenzione di fare la nostra partita come facciamo sempre, quindi sarà sicuramente una partita difficile. No, vabbè, partita diciamo da ex comunque, vabbè, forse all'inizio è un po' magari un po' di emozione c'è magari all'inizio, però poi una volta iniziata la partita è diciamo una partita come le altre, quindi cercheremo di dare il massimo per ottenere un risultato positivo. L'importanza beh, sicuramente come diciamo tutte le partite alla fine tutte importanti, adesso questa ci consente proprio di diciamo di ottenere la matematica per la Lega Pro Unica, quindi cercheremo di fare il massimo. Hanno fatto 4 vittorie penso di fila e quindi sembrava proprio aver dato una scossa
alla squadra, adesso sono arrivate queste quattro sconfitte, sì, un po' sorprende, cioè, sicuramente non mi aspettavo queste quattro sconfitte che potevano fare, però ripeto, è sempre una partita difficile perché loro in casa si giocheranno tutto, quindi è una partita molto difficile. Vabbè, fa piacere comunque tornare a Chieti perché penso di aver lasciato un buon ricordo e alla fine, diciamo, per me sarà comunque una partita come le altre, forse magari un po' di emozione all'inizio c'è, però diciamo una partita come affrontare magari un'altra squadra. Non so se ci riesco. Ecco, ci siamo, perché l'assessore manda le notizie importanti, le dice poi tra una... perché questo qui sarà a Bruxelles fra due giorni, dice, non lo diceva così, come diceva, beh, poi bene, allora, ma che Carmine, quindi è un altro bel progetto questo. Rendici partecipi di cose positive, dai. Ripeto, se sto lavorando molto, nell'altra settimana dovrei essere, insomma, non dovrei essere, sono a Bruxelles, ho un incontro con il presidente dell'ACES dove dovremmo lavorare molto intensamente affinché Cosenza possa diventare città europea dello sport. Avere questo, diciamo, requisito consentirebbe Cosenza e l'impiantistica sportiva a collegarli in rete in eventi, diciamo, internazionali e nazionali, e questo potrebbe essere un volano, no, per l'economia, diciamo, della nostra, e soprattutto uno stimolo per chi deve cominciare dalla base a fare sport. Esatto, e poi naturalmente un volano anche economico per le nostre, insomma, strutture sia sportive sia ricettive che ruotano intorno allo sport. Un'altra bella notizia ci ha dato l'assessore. Torniamo alle cose più asettiche, quelle più indigeste, i numeri. La classifica di seconda divisione, il Cosenza in testa con 50 punti, poi Casertana 49, Teramo 48, Foggia 44, Ischia 43, Messina 42, Melfi 40, Vigor Lamezia 39. Se il campionato finisse oggi, queste 8 squadre sarebbero nella Lega Pro Unica. Poi Chieti, Tutto Cuoio 35, Castelrigone 34 e Aversano Romagna 34, queste 4 squadre andrebbero a giocarsi il playoff. Chi vincerà andrà in Lega Pro Unica, le altre 3 retrocederanno in Serie D assieme al momento, però se il campionato finisse oggi, Sorrento e Martina 33, Poggi Bonzi, Aprilia 30, Arzanese 29, Gavorrano 25. Domenica alle ore 14.30 si gioca la 29esima giornata, Aprilia, Teramo, Casertana, Arzanese comincia alle 15, Chieti, Cosenza, Gavorrano, Castelrigone, Ischia, Martina Franca, Melfi, Messina, Poggi, Bonzi, Tutto Cuoio, Sorrento, Foggia, Vigor Lamezia, Aversa, Normanna. In Serie D, velocemente, dicevamo, la scorsa settimana il Montalto ha battuto il Due Torri e si avvicina alla salvezza, nonostante ci sia una questione societaria tutta da andare a chiarire. Poi il Rende ha perso 3-0 e si frena la rincorsa alla salvezza. La classifica in Serie D vede il Savoia in testa con 65 punti, Acragas 56, Battipagliese, Agropoli 48, Torrecuso 47, Cavese, Nova Gioiese 43, Noto 36, Montalto e Pomigliano 35, Orlandina, Interreggio 34, Due Torri 30, poi Vibonese 27, Città di Messina 25 assieme al Rende, Licata 13, Ragusa escluso. Domenica in programma la 28esima giornata, sempre alle 14.30, Agropoli Noto, Acragas Orlandina, Due Torri Città di Messina, Interreggio Vibonese, Derby Calabrese naturalmente, Pomigliano Montalto si gioca sabato alle 14.30, Rende Licata, Savoia Battipagliese, anche questa una partita anticipata sabato, però alle 20.30 e a chiudere Torrecuso Nuova Gioiese, riposa la Cavese. Dal calcio torniamo velocemente al basket, DNC, come dicevamo, l'Anertos Città di Cosenza ha vinto in casa di Marsala, si appresta a giocare con la Green Palermo sabato al Pala Ferraro di Via Popilia e Francesca Bartoletti ha intervistato coach Binetti e Pietro Vazzana, ascoltiamoli. Vi siete un po' rifatti dalla sconfitta precedente, anche un po' beffa contro la Vissereggio Calabria? Sì, era una partita importante che volevamo vincere, in effetti i ragazzi una partita punto a punto hanno giocato con grande determinazione, alla fine proprio agli ultimi secondi abbiamo spuntato la vittoria, insomma era una partita importante perché ci vedeva
quasi sicuramente, ci dava quasi sicuramente l'ingresso ai playoff, e adesso possiamo guardare con molta più positività alle posizioni più importanti nella griglia di partenza dei playoff. Un'altra partita che sarà determinante sarà proprio quella contro la Green Basket Palermo, tra l'altro ritrovate ancora una volta l'ex Lombardo. Sì, è una partita importante perché dopo la bellissima vittoria su questo campo nella stagione regolare, lì non abbiamo giocato una grande partita, abbiamo perso di 6-7 punti alla fine, quindi ci vogliamo rifare, poi vogliamo mettere il sigillo definitivo matematicamente per l'ingresso ai playoff e cercare di raggiungere posizioni di classifica, cioè più consone a tutto ciò che abbiamo fatto durante l'anno. Insomma, dalle sue parole ha perso soddisfatto, ovviamente il risultato lo dice, della prestazione di domenica, forse un po' quella sconfitta, come dicevo prima, un beffa contro la Reggio Calabria è servita. Sì, è servita sicuramente a spronare e a responsabilizzare molto di più i ragazzi, insomma. D'altronde Reggio ha giocato nei primi due quarti con maggiore determinazione, ha preso 15 punti di vantaggio, poi noi abbiamo ribaltato, come ben ricordiamo, abbiamo fatto un parziale di 20-0, come si dice in gergo cestistico, quindi siamo andati 5 punti di vantaggio nei momenti topici della gara, poi abbiamo sbagliato 4 tiri liberi, ma ripeto, non per colpa di Cesana, perché proprio la palla a Cesana in quei momenti non doveva arrivare. Comunque, archiviata abbondantemente questa sconfitta, la squadra ci ha messo grandissimo carattere nell'andare a Marsala e a rifarsi di questi due punti. Insomma, vi siete rifatti da questa brutta sconfitta che si era registrata contro la Reggio Calabria, c'è stata invece questa vittoria che ha dato conto di una Nertos che ha spinto e che voleva vincere contro la Marsala. Sì, venivamo da due sconfitte consecutive, avevamo tantissima voglia di rifarci, anche perché comunque questa squadra sia nelle vittorie che nelle sconfitte non ha mai mollato un solo pallone, quindi è stata una trasferta dura, una partita combattuta, l'abbiamo portata a casa e siamo molto contenti. Ora la meta playoff è sempre più vicina però. Sì, i playoff sono vicini, mancano 4 partite al termine della stagione regolare. Sicuramente in termini di risultati potevamo fare molto di più, abbiamo perso qualche partita magari negli ultimi minuti, potevamo aspirare anche a qualcosina in più, però comunque sia stiamo facendo grandi sacrifici tutti, abbiamo un roster che comunque sia ridotto e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Altra partita fondamentale domenica contro la Green Basket Palermo, non sarà di certo uno di quei match semplici. Sì, sicuramente sarà un match combattuto. È una delle partite più importanti dell'anno, anche perché siamo appaiati in classifica e abbiamo solo lo scontro diretto a favore, quindi vincendo queste noi ce li porteremo dietro non solo i due punti ma anche con lo scontro diretto. Adesso si decideranno tutte le varie griglie dei playoff e quindi dobbiamo arrivare al meglio, giocarci playoff con tranquillità e serenità, è quello che viene. Sarà tutto guadagnato. Ci sarà domenica Peppone Lombardo, voi insomma le qualità di questo vostro ex compagno le conoscete, lo temete oppure no? No? Peppe è stato con noi 5 mesi, abbiamo instaurato un grandissimo rapporto di amicizia, ci è dispiaciuto molto quando se n'è andato onestamente, però sappiamo che ci ritroviamo in un giro dove può succedere che magari o non ti trovi bene o ci sono cose che non vanno per il verso giusto e quindi lui ha deciso di cambiare, però siamo rimasti tutti in ottimi rapporti, lo temiamo perché comunque per la categoria è un giocatore importante, però giochiamo in casa, noi vogliamo fare bella figura davanti al nostro pubblico, quindi noi lotteremo per vincere questa partita. Base ad orologio, una classifica che vede ancora in testa la nuova Aquila Monreale con 40 punti, tra l'altro battuta lo scorso fine settimana dalla seconda sconfitta stagionale, se non ricordo male, dalla Vis di Reggio Calabria, poi Catanzaro 36, Acireale 24, Mazara e Vis Reggio Calabria 22, Città di Cosenza, Green Palermo 20, Marsala 26, Gela 12, Porto Empedocle 8 punti. Si gioca la quinta giornata della fase ad orologio domenica. Acireale, Vis Reggio Calabria, questa è una partita anticipata a sabato, Gela, Nuova Aquila Monreale, Porto Empedocle, Planet Assitur Catanzaro, Mazara Marsala, Città di Cosenza, Green Palermo, anche questa è una partita che si gioca sabato visto che domenica c'è la pallavolo al Pala Ferraro. Manu, se la Nertos Città di Cosenza oggi è in DNC,
L'anno scorso c'eravate voi che l'avete portata. Poi questo, queste cose che non ho mai capito, cioè avete vinto il campionato ma avete dovuto giocare lo spareggio con la seconda classificata, sì, tutta... È stato un movimento tutto completo. È stato un cambiamento ad opera in corso. Ad opera in corso, no? A febbraio ci viene questa notizia che noi da primi di campionato, se avessimo vinto il campionato, che abbiamo vinto, saremmo dovuti andare in Sicilia a spareggiare con la seconda siciliana. Apro una parentesi. C'è carenza di squadre, sì, sia in C2 sia in DNC. Sì. Quindi questa formula, dico io, perché farla? Visto che non ci sono squadre, visto che devi riavviare il movimento, visto che fai salire tutti, arrivederci, però, grazie. Qui mi, però... mi sembra di vivere la stessa cosa della, scusami Manu, della, sì, pallavolo. Prego. La C regionale e la D regionale, ma che senso ha? Probabilmente, probabilmente si potrebbe, cioè, perché sì, poi tra l'altro la D regionale ho visto... Reggio Calabria e Catanzaro, e basta, stop. Non ci sono... La Calabria del basket uguale, si ferma, Reggio Calabria. Beh, infatti sta andando avanti un movimento al di fuori della federazione, che è il CSI, al quale io giocavo prima di andare a Rende, dove ci sono 12 squadre, dove non è fine a se stesso, perché comunque se ti iscrivi in un campionato federale, tu finisci il campionato, non hai nessun introito, nemmeno come società, cioè la federazione non ti dà nessun vantaggio poi l'anno dopo, mentre col CSI ti paghi le tasse gare, che costano pure la metà rispetto alla federazione, a fine campionato se lo vinci ti vai a fare una settimana a Rimini con tutti i compagni, e già c'è uno scopo, è più bello, no? Arrivato a questo punto io mi autofinanzio, sì, metto pure i soldi delle tasse gare e tutto quanto, però alla fine c'è un movimento e si vede lo sport, come si dice, il vero sport, per divertirsi, andare a conoscere nuovi movimenti, nuove realtà, e fare un qualcosa che non è fine a se stesso ma produttivo anche nel sociale, fondamentalmente. Sì, e questa cosa è importantissima. È molto. Ritornando alla Nertos, l'anno scorso, come prima dicevo anche nel fuori onda, eravamo un gruppo di soli ragazzi cosentini che dopo 20 anni si era riuscito a formare. Abbiamo vinto un campionato fantastico, seguiti anche con il coach Massimo Arigliano, che saluto vivamente. Avevamo fatto un'impresa. Uno dei grandi del club basket, Massimo Arigliano. Abbiamo realizzato un'impresa e quest'anno ci siamo trovati senza niente, con un pugno di mosche in mano, perché si è deciso di tagliare fuori tutti i giocatori del posto. Una motivazione reale, tu prima mi dicevi vorrei sapere il perché, lo vorrei sapere anch'io. Arrivato a questo sì. punto lancio, magari chi vorrebbe intervenire. Va bene. Intanto noi ti auguriamo che possa ripetere lo straordinario successo dell'anno scorso con gli amici della Bim Bum Basket Rende. Sabato avete una partita non facile, perché sarà una partita difficile. Maurizio, velocemente, i prossimi impegni, perché adesso l'Atletica comincia ad entrare nel vivo, no? L'Atletica inizia la stagione in pista da maggio in avanti, fino ad aprile ancora Campestri, una Campestri il 6 di aprile a San Giovanni in Fiore, ma più che altro per i giovani. La K42 continua la sua strada verso il Trittico, continuerà a fine aprile alla mezza maratona di Chia in Sardegna, campionati italiani master di mezza, e poi in Calabria, il 14 settembre, i campionati italiani 10 km dovrebbero essere a Bianco e si chiude il trittico. L'anno scorso siamo arrivati terzi, quest'anno proviamo a riconfermarci. Siamo partiti con un quarto posto a Salerno, proviamo a riconfermare il terzo dello scorso anno. Uno sguardo velocissimo alla pallavolo, alla volley di Serie D. Sono cominciate tra l'altro i playoff nella maschile. Abbiamo già gli accoppiamenti Paola Antico Casale di Serie D, tra l'altro campionato vinto dalla De Seta Casa Cosenza, Serie D maschile, e Lamezia Callipo Sport è l'altra semifinale, mentre la De Seta femminile domenica non ha giocato per vicende purtroppo legate all'incidente che è successo vicino al palazzetto di Donnici, ma rimane saldamente terza in classifica. È quello della De Seta Casa Volley Cosenza Femminile, è un progetto nel quale, come dicevamo prima, il signor De Seta crede molto, perché crede molto nel progetto che sta portando avanti il presidente Rocco Filippelli. Un presidente molto operativo, una persona che io stimo molto e che, come dicevo prima, secondo me insieme a qualcun altro veramente sa fare sport a Cosenza. Io finisco facendo una considerazione, un po', se mi consentite, dell'anno fantastico che la società sportive che noi sponsorizziamo stanno avendo, perché credo che sia un anno veramente da incorniciare
come vada a finire, perché il nuoto, i tuffi, la pallanuoto maschile e femminile, la stessa desetta casa e nella pallavolo sia in più uno, che come dicevi prima siamo... La di maschile ha vinto, la di femminile è terza, cioè, per dire, sono sicuro che sarà un anno fantastico e qualche sorpresa grossa ci sarà pure. E poi chiudo con anche un auspicio, che l'assessore Manna... Non ti ho già dato fatto presidente, scusa, no? Non ho capito. Lo è stato, presidente. L'assessore Manna riesca a fare in questi ancora anni che gli restano, riesca a fare veramente qualcosa di importante per questo sport a Cosenza, perché è veramente, ne ha bisogno veramente. Stasera sono molto contento perché credo che Carmine, continuo a chiamarlo Carmine perché lo vedo più, lo vedo più da sportivo, esatto, e meno da politico, esatto, non perché non lo sappia fare, perché mi piace confrontarmi così con lui. Questa sera, Carmine, dai, sono venute fuori belle, belle cose, quest'idea della polisportiva di Manu Gallo. Magari a parlarne oggi potrebbe sembrare utopia, però dai, ci sono, a Cosenza li abbiamo le persone. Io con una sola parola che mi ricorda un po' lo slogan quando siamo andati in A1 con la pallanuoto, proviamoci. Avere la fortuna di potersi confrontare, perché credo che il confronto sia sempre positivo, confrontare con un giovane assessore che ha fatto sport e che sa come si fa sport, credo che sia la cosa migliore. Intanto Giulio Ancora mi facendo che abbiamo finito, io ringrazio Francesca Bartoletti, ringrazio Francesco Cristiano e tutti quelli che hanno collaborato a questa puntata di 155, grazie a Carmine Manna. Grazie a te, speriamo, grazie, di rivederci, grazie, e poi parlare di altre belle notizie come ce ne sono state tante questa sera. Grazie al signore Emilio, grazie, De Seta, grazie anche a Manu Gallo. Hai lanciato una bella provocazione, mi sei piaciuto molto stasera, Manu. Grazie. Maurizio, grazie anche a te. A te, è un piacere. Alla prossima, e grazie naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Buona serata. FC Costruzioni, struttura antisismica secondo la nuova normativa. Sistema muro termico Fantini. Serramenti in PVC di ultima generazione a triplo vetro. FC Costruzioni. Riconoscimento MAPEI. Recupero e riciclo delle acque. FC Costruzioni, Viale della Resistenza, Palazzo Alfa, Rende e Cosenza. Ti riempiamo le tasche! Da Oro Cash cambia il tuo oro e argento in contanti! La serietà e la trasparenza di un network con oltre 400 negozi e più di 3 milioni di clienti soddisfatti! Oro Cash dà valore ai tuoi valori! All that glitters.